Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale Cibo Dentro. Io sono Paolo e oggi farò una ricetta che non si fa molto spesso, probabilmente per il sapore molto intenso al quale non siamo più abituati, che richiede una lunga marinatura in vino o in aceto: le pappardelle a ragù di cinghiale. Dicevo, non siamo più abituati a questi sapori selvatici, probabilmente non lo erano neanche nel Medioevo, dove la carne veniva comunque marinata e speziata per mitigarla. Oltre alla marinatura, è consigliabile eliminare quanto più grasso possibile, che è quello dal sapore più forte. Dividete la polpa del cinghiale in tranci e poi a striscioline per aumentare la superficie esposta alla marinatura. Non tagliatelo subito a pezzetti perché è vero che vogliamo togliere un po' del sentore di selvatico, ma se esageriamo con la marinatura, a questo punto tanto vale usare il maiale. Aggiungete vino bianco, un paio di foglie d'alloro, qualche bacca di ginepro, aglio o le spezie che più preferite. Coprite con la pellicola e lasciate marinare la carne in frigorifero per almeno 12 ore. Una volta marinata la carne, dividetela a bocconcini. Poi preparate un trito di sedano, carota e cipolla. Io l'ho lasciato volutamente grossolano in stile medioevale. Tagliate poi delle striscioline di lardo o di guanciale. In quest'ultimo caso eliminate sia la cotenna che la parte pepata del guanciale, che è rimasta a contatto con l'esterno e può dare un sentore di rancido a tutta la vostra preparazione. Mettete a soffriggere in un filo d'olio, abbiamo bisogno di grassi perché il cinghiale è molto asciutto, e aggiungete il trito di verdure. Aggiungete la carne e fatela rosolare bene. Se volete mettete un rametto di rosmarino e poi un paio di bottiglie di passata di pomodoro. Regolate di sale e di pepe e fate cuocere a fuoco vivace per far perdere al sugo la sua parte acquosa. Una volta che il ragù si è asciugato, sciacquate le bottiglie di passata con acqua per recuperare il pomodoro che è rimasto dentro e reidratate il ragù. A questo punto, il pomodoro dopo la cottura a fuoco vivace ha perso la sua acidità e questa seconda cottura può avvenire a fuoco lento in modo da far amalgamare i sapori di verdure, passata di pomodoro e carne. Lasciate cuocere per un paio d'ore a fuoco basso, poi mettete a cuocere le pappardelle in abbondante acqua salata. Chi volesse farsi le pappardelle in casa può guardare il video che vi lascio nella scheda qui in alto a destra sullo schermo. Finite di cuocere le pappardelle in padella per farle amalgamare bene con il ragù. Se fosse troppo asciutto, aiutatevi con un mestolo di acqua di cottura e stappate una bottiglia di vino corposo, possibilmente che non abbia fatto passaggi in barrique. Io vi saluto, vi auguro buon appetito, buon divertimento e buona digestione. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un mi piace e vi aspetto giovedì prossimo, i vecchi iscritti e quelli nuovi, con un altro video. Ciao!